Bentornati sul mio canale, io sono Leonora ed oggi raga andrò a fare un video da voi molto molto richiesto. Oggi ho fatto un piccolo sondaggio su Instagram, a proposito, se non mi seguite mi raccomando venite a seguirmi perché lì abbiamo un contatto più diretto. Sì raga, io vi ho chiesto se volevate un video haul perché mi sono arrivate diverse cosine, oppure un video nel quale vi facevo vedere la makeup collection. Allora raga, è un video a cui tenevo molto, so che vi piace, è un video che mi richiedete molto spesso, logicamente lo faccio ogni tanto altrimenti vi annoio, ma ho voluto farlo in questo momento perché mi sto trasferendo, quindi ora prenderò tutte le mie cosine e le porterò allo studio nuovo, raga. Questo già avevo uno studio in questa camera, in questa casa, scusate, qui avevo questa camera, ma lì voglio arredarlo proprio per, diciamo che questo studio lo avevo fatto così, ma mantenendo lì un lettino nel quale se fosse venuto un ospite, qualcuno, c'era disponibilità. Io invece, dopo tante ricerche, ho trovato quella casa che volevo, è più grande, è disposta come volevo, raga. Vi ho chiesto anche se volevate l'home tour vuoto e mi avete detto di sì, sono super super contenta, ve lo farò, spero di girarlo proprio questi giorni. E niente raga, quindi mi sono messa e ho girato la makeup collection, ma vi dico, ho girato, vi faccio vedere tutti i prodotti che ho tranne questi sul tavolino, perché qui praticamente sono tutti i plexiglass dove tengo tutti i rossetti, quindi raga parte dei rossetti non li vedrete, ma questo perché anche una parte, perché prima di tutto ci sono quelli della Maybelline che avevo fatto un video a parte, ma anche molti altri prodotti, qui tutti i pennelli che non utilizzo, ma per quale motivo? Perché ve li voglio, ero intenzionata a farvi un video dedicato proprio ai rossetti e quindi farveli vedere più nel dettaglio. Ma vi voglio dire, questo make up logicamente è un make up particolare, non l'ho fatto così per uscire, anche perché dove vado, però volevo testare questa palettina di NYX. Raga, fatemi sapere se volete un make up dove la proviamo insieme, raga. È la palette di che è uscita per la collezione di San Valentino e mi ha totalmente spettinato, non me lo aspettavo raga, bellissima, i colori saturi da subito, voglio anche questi più chiari raga, insomma bella bella bella, bellissima. Io l'ho pagata addirittura con lo sconto del 25%, perché quel giorno c'era il 25%, no, quindi se volete dare un'occhiata e magari qualche volta stare attenti, sopra una certa somma, ma non era una somma altissima, c'era il 25%, quindi top. Mi hanno risposto, chi se lo chiede, se lo stesse chiedendo, perché non c'era, avevo preso questo e i rossetti che sono usciti in collaborazione. Ho paura che va il rossetto nelle pieguzze, parlando, e avevo preso, ecco, aspettate, ve li faccio vedere. I rossetti, vedete, questo l'ho utilizzato, i pack questi sono veramente pieni di colore fin dalla prima passata, ma avevo preso anche l'Epic Liner che tutti ne parlano super benissimo e io è da tanto che non ce l'avevo più, l'eyeliner di NYX, super famoso, super felice perché era stato sistemato a festa, quindi è il pack diverso, cambiava solo quello, ma tanto l'eyeliner io lo utilizzo moltissimo, super super felice, insomma vada, per l'Epic Liner non c'era, ma mi hanno risposto che tra 15 giorni mi manderanno un'email che hanno spedito, non ho capito perché non me lo mandano subito, rimango allibita, però l'importante è che me lo mandano, ma hanno detto di sì, quindi super super happy, super felice perché insomma mi dispiacevano non riprovarlo. E niente raga, io spero che questo video vi piaccia,
guardate bene, guardatelo, io l'ho fatto per mobiletto, quindi alcune palette le vedete nel primo mobile, poi magari perché ho diviso quelle più grandi tipo di Pat McGrath qua e nella Alex altre palette sempre di Pat McGrath, quindi guardatelo fino alla fine, mi raccomando, ma soprattutto raga, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, andate a prendere, io vi aspetto mentre vi iscrivete al canale, aspetto che prendiate qualcosa da bere, magari qualcosa da spiluccare, un cappuccino, un caffè, qualcosa per tenerci compagnia. Raga, io sono felice di questo video, se volete vedere qualche, tipo tutte le palette nel dettaglio, fatemelo sapere, logicamente non l'ho swatchato tutto, altrimenti sarebbe durato anni questo video, che già sarà un po' lunghetto, ma se volete un video dedicato, assolutamente ve lo faccio con molto molto piacere, così magari mi aiutate anche a buttare il pack secondario, anzi quello lo voglio buttare, e poi quando tra qualche mese là, il mio studio sarà pronto, raga, ci sarà il room tour, no, che sto dicendo? Il room tour dello studio. Fatemi sapere, datemi dei consigli qua sotto quali mobili vedete più idonei per la mia collezione. Io già ho una mezza idea. E raga, niente, vi siete iscritti? Avete attivato la campanella? Mi raccomando, sì, lo so. Iniziamo. Bene raga, sarà un'impresa ardua perché la mia collezione, come insomma già vi ho anticipato, è abbastanza ampia, ma come pure questo ve l'ho anticipato, mi sto trasferendo e sicuramente cambierò la disposizione di tutto, quindi tra qualche mese vedrete anche il room tour dello studio, ma per il momento vi voglio fare questa inquadratura che praticamente quando giro i video la vedete, la trovo è alla mia destra. Vi porto nel dettaglio. Appena il tavolino dove praticamente appoggio tutto il make up che serve per girare i video oppure tutto l'altro materiale, qua abbiamo sulla mia destra tutta l'oggettistica, i tools e i prodotti per la skin care che uso, diciamo, normalmente. Qua è un portadischetti che purtroppo adesso ho finito, ma come vi ripeterò più volte, mi sto trasferendo e sicuramente devo andare a fare una spesa con queste cose. Oggi mi sono proprio dimenticata, ho fatto una spesa veloce. Abbiamo molti prodotti di Pixi, Fresh, tutta la linea di Kylie Skin che sto utilizzando in questo momento. Fatemi sapere se volete sapere come mi trovo con qualcosa. Il Foreo, il siero di Foreo, Foreo Beer, raga, che sto amando. Gli altri prodotti Foreo, quindi Foreo UFO, Foreo Luna 2 e il Foreo Iris, che è per il contorno occhi. Altri prodotti, amo la skincare di Origins, Mario Badescu, Pixi, c'è un contorno occhi pre-make up di MAC. E questi, diciamo, che sono i prodotti che sto utilizzando ora. Anche qua sotto, perché è a tre ripiani, ma vi faccio a quattro ripiani a dire la verità, ma sotto diciamo che ci sono le pochettine. Fatemi sapere se volete vedere anche la mia collezione di pochette. Ci sono i miei sieri. L'Estée Lauder è un siero che io amo profondamente, è sempre nella mia skincare routine. Un'altra cremina di Bobbi Brown, by Terry, l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, Rodial, insomma tanti prodotti raga, fatemi sapere se siete interessati a qualche prodotto in particolare. Questa Beauty Water, vi lascio il codice sconto se vi interessa, io raga non ci prendo nulla. Se volete, nel box informazioni vi lascio alcuni link. Questo carrellino l'ho preso da Eurospin, l'ho pagato veramente una cavolata, l'avevo pagato tipo al 50-60%. Questo prodotto della Ren, che è molto simile a questa Beauty Water che vi dico che mi piace tantissimo, l'ho trovato sul sito di Sephora. E per il giorno adesso ho cominciato ad utilizzare questo siero di Dior, il Capture Youth, raga, il mio francese ciaone, che lo amo. E per le sopracciglia il Go To Be di
testa nera, raga, meraviglioso. Come vedete, lasciamo da questa parte il carrellino, proseguiamo verso il muro e abbiamo tutti i miei pennelli, alcuni specchi, queste tazzine che mi aveva acquistato per farmi un favore Deborah del canale Deborah Stoppazzolo con la loro teiera, e dentro la teiera ho messo tutte le mie sponge, sempre pennelli chiusi, illuminanti liquidi, qui prodotti dentro le tazze. In quest'anno in particolare abbiamo i prodotti per le sopracciglia, in questa qui per le ciglia finte, varie colle, in quella là abbiamo a parte un paio di occhiali da sole di Dolce & Gabbana, ma abbiamo quattro palettine, diciamo quelle che utilizzo quando faccio dei look colorati. Infatti abbiamo la Juvia's Place, la collaborazione di Beauty Bay con Mitchell e Nikki Tutorial, e le Carnival, la 2 e la 3. Mentre in questo, raga, ve lo consiglio, è meraviglioso questo prodotto qua, questo divisorio. Allora, se lo alzate, qua io ho messo tutte le mie matite ed è comodissimo. Qua sotto alcuni glitter e quant'altro. Aspettate, vi avvicino. Ecco, siamo più vicini, quindi glitter, ombrettini liquidi, in crema, alcune cose. Qua ci sono alcuni dei miei rossetti da collezione, tutti i gloss di Fenty Beauty, alcuni rossetti di Gucci, le Fito Rouge di Sisley, ancora lo devo aprire, insomma alcune cosine. Qua tutti i miei ombretti in crema, dall'altra parte tutti gli stick di Fenty Beauty. Insomma, è molto molto comodo, perché tutto quello che mi serve in maniera super easy lo trovo, l'ho concentrato sopra a questo mobiletto che ho comprato da casa. È carino, semplice ma molto funzionale, perché ha i cassetti belli alti, cosa comoda per i fondotinta. Questo, come vi dicevo, è il mobiletto che ho acquistato da casa, raga. Ora vi faccio vedere, lui è il primo mobiletto che vi mostro. Nel primo cassetto, proprio lo notate, siamo ancora attaccati al carrellino, nel primo cassetto ci sono tutti i miei fondotinta, i miei correttori. Sì, forse ne ho un bel po', ne ho moltissimi, raga, ho paura che mi cada. Fenty Beauty, Huda, però non è il nuovo, no, non lo so, non mi attira, fatemi sapere se ne volete sapere. Christian Dior, con tante R, NYX, questo Anastasia, questo, raga, lo amo. Se volete un fondotinta da non spendere chissà quanto, che poi lui spesso lo vedo in offerta, è ottimo, è della Rimmel, il Lasting Finish 25 Hours, è meraviglioso. Lui è Marc Jacobs, come vedete ne ho due, ma è molto molto coprente. Kat Von D di Vegan Beauty. Qua abbiamo anche questo, raga, è un fondotinta super leggero, super sottile, ve lo consiglio, costa veramente pochi euro, mi sembra sui 5-6 euro, è di Catrice. Lui lo voglio finire perché non so se è ancora in commercio, e siamo agli sgoccioli. Beauty Blender, Nabla, Benefit, e ho provato ultimamente, non so se sicuramente lo avete visto nei miei video haul, questo di Veet Makeup, lo consiglia moltissimo. Di Post Beauty effettivamente è top. Questa è una ultima new entry in Moonshot. Moonshot è è molto buono per le pelli secche, ma per le pelli grasse assolutamente no. Di qua abbiamo tutti i miei correttori. Astra è meraviglioso, Nabla è She Glam. Oddio, non rispecchia. Charlotte Tilbury,
Kevin Aucoin. Oh raga, più me lo dite più me ne scordo. Poi questo qua è di Rude Cosmetics, lo trovate su Notino e mi sembra qualcosa anche su su Pink Panda. I correttori di VIP, raga, guardate quante ne ho proprio sotto, ancora Astra, il Benefit, ne ho veramente veramente molti. Giorgio Armani, anzi li voglio tirare un po' su così da Essence, così da farli ricircolare, più che altro da poter provarli tutti, perché altrimenti mi soffermo solo a loro. Ultimamente per il contour in crema sto amando lui, è sempre di Charlotte Tilbury, lo trovate sul sito di Sephora. Passo al secondo cassettino, qua ho tutti i primer, questi sono i primer viso e qui occhi. Viso il Blur to Run di Urban Decay, abbiamo il Too Faced, NYX, Guerlain, Kiko, Milk, Kiko, Christian Dior, Kiko, Too Faced, lui che è di Slick, Becca, il Pore Professional che è uno dei miei preferiti, insomma raga ne ho tantissimi, Milk, Giorgio Armani, uno degli ultimi acquistati, ma l'ho visto avendone tanti, ne ho preso uno, la mini taglia, questo di Smashbox. In questo cassettino tengo anche la palette per i trucchi in crema di Make Up For Ever, costa tantissimo ma ne vale la pena, anche se so che ci sono molti dupe, fatemi sapere se siete interessati, magari li cerco. Anastasia, il primer, uno dei miei preferiti, con la base P. Louise, che ho in alcune colorazioni, ho il verde, ho il rosa, il viola e il celeste. Sempre come primer, l'Urban Decay. Qui ho questo primer, questo lo vendevano come correttore, ma è un correttore bianco di Morphe, io lo utilizzo come primer. Di Kiko, un illuminante liquido, e vabbè, questo c'era un altro primer, e ho questa spugnetta da utilizzare perché è totalmente nuova. Volevo farvi vedere anche il primer di Astra perché lo uso tantissimo e mi ci trovo molto bene. Era finito di qua con i primer per il viso, lui raga lo compro e lo ricompro perché lo uso tantissimo, anche per tutti i giorni, ottimo. Raga, in questo cassetto ho messo alcune palette perché nella Alex non mi entravano più, quindi ho suddiviso alcune, anche delle ultime arrivate. Il trio di Tarte, le Tarte, assolutamente tutte e tre qui così ce l'ho. Qui ho la palette e l'illuminante di Marc Jacobs. Qui ho messo tutte le Dreamy, le palette di tutte le palette di Nabla. Fatemi sapere, visto che voglio togliere finalmente il pack secondario alle palette, se ne volete vedere un po' più nel dettaglio. Adesso se le apriamo tutte stiamo qui tipo per anni. Quindi Nabla, la Dreamy 2, Dreamy normale, la Poison Garden, la Secret Palette. Questa cos'è? In My Bird Suit Mulac, Milf sempre Mulac. Passiamo a questa palettina che è arrivata ultimamente di bellissima, la 420 di Melt, la mia palette con la My Bird Suit di The Too Faced naturale, una tra le mie preferite. La Bordeaux Way è meravigliosa. Palettina che ha fatto uscire Pat McGrath per il periodo, per le feste di Natale, sempre Pat McGrath, la 7 mi sembra, non sono sicura, bellissime. Fatemi sapere appunto se le volete vedere tutte all'interno. Qua abbiamo una buona parte della mia collezione delle palette di Cosmify. Questa è di Giulia con Ilaria,
questa Evelina Forcel che ve ne devo parlare, presto uscirà un video dedicato a tutti i prodotti Cosmify, la Glitter Eve, un'altra palette di Mulac, la Glitter Dot e le ultime due uscitine di Sephora in collaborazione con Elodie, che sono, non vedo l'ora di provare. E qua dietro abbiamo sempre di Ila Makeup questa palettina carinissima, ecco è caduta una palette, se non cade qualcosa nel mio video non è un mio video, di glitter, una palettina di glitter. Proseguiamo con questo cassettino. Allora raga, questa palettina l'avevo declatterata l'anno scorso, ma cioè di buttarla proprio mi dispiaceva, mia sorella, mia cugina si truccano pochissimo e è una delle 3-4 cose che sono tornate all'interno della mia makeup collection, ma raga assolutamente non l'ho mai più utilizzata. Continuiamo con la Jaclyn Hill volume 2, la seconda uscita meravigliosa, la amo. La Dimorphi, la 24 Artist Pass, è stupenda raga, questa non ha più, raga, guardate che schema colori, pazza ma meravigliosa, e ci sono anche dei glitter stupendi. Poi passiamo a tutte le Norvina, le ho tutte. Ho la 1, la 2, la 3 e la 4, fatemi sapere pure queste se le volete vedere. Ecco la arancione e la 4, che lei mi sembra, infatti perché le ho tolte da poco e le ho rimesse a posto da poco perché erano in un cassetto con le cose che normalmente declattero, ma veramente sono riuscita a dare una cosa che non avevo declatterato. Mia cugina mi ha chiesto una palettina che c'era affezionatissima di Mulac perché era sui toni molto neutri, ma queste così più colorate, più pazze non le vuole nessuno della mia famiglia, e sinceramente non le vado a regalare a chi non conosco perché sono comunque utilizzate, purtroppo però non le ho ancora utilizzate, ma loro lei quantomeno la voglio riprendere perché ha dei glitter bellissimi. Anche se è quella di Tarte, poi ve l'ho detto, ecco ancora lì sta come era. Passiamo all'ultimo piano, tra virgolette, di questo, se non cado, di questo mobiletto. E troviamo, mi sono fatta un cassetto con tutte le polveri, così da... di tutte le polveri, no, sono le polveri che sto utilizzando in questo momento, così da averle vicino alla postazione make-up. Ho la palette viso di She Glam, questa raga, se cercate una palette viso, questa è carinissima, è di The Lady, guardate, la sto utilizzando tantissimo. E proseguiamo con tutte le mie powder. Raga, ultimamente io mi sto truccando tantissimo con questa palettina che è uscita di Kiko, sono solamente due ombretti ma io ci faccio dei look velocissimi ed esco e sono in ordine. Poi Gucci, la Terra, tutte le illuminanti, cipre, bronzer di Charlotte Tilbury, blush, la powder di Richioba, Kiko, Essence, Yves Rocher, Kiko. Per questo, visto che l'anno scorso ho faticato a dare via i prodotti che avevo declatterato, fatemi sapere se in realtà io avrei bisogno di fare decluttering, però fatemi sapere. La You Better Work di Essence, raga provatela, costa pochissimo se c'è, è ottima, quindi ancora prodotti. Tutte le mie maschere, ve lo porto più avanti raga, tutte le mie maschere Foreo, raga, le sto amando. Shiseido, Yves Saint Laurent, questa polvere di Too Faced è meravigliosa. Vi stavo mostrando alcuni prodotti di Kiko, questa è l'ultima collezione, quella natalizia, la Holiday Gems, che secondo me è molto molto valida. Le polveri viso di Kiko, raga, sono ottime. Questa powder io la sto utilizzando molto, come vedete. Oddio no, non vedevate, l'ho utilizzata un bel po', questo se non erro è il blush, bellissimo. E se volete raga, la collezione che
vedete uscita questi giorni da poco per San Valentino, oltre che è molto carina, questa è la palette che vi dicevo prima, che sto utilizzando moltissimo, guardate raga, anche perché ce l'ho veramente da poco, e soprattutto cade e non si rompe, lo sapete che mi cade sempre qualcosa, ho avuto il terrore raga, e niente, fate anche del bene perché parte dei ricavati vanno allo studio per la prevenzione medica per il papilloma virus, ecco, quindi assolutamente molto 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 importante. Passiamo a quest'altro cassetto che è l'ultimo, il sesto di questo armadietto che ho preso a casa, allo store casa, e qua ci ho messo l'ultima palettina, questa qua, una delle ultime che mi è arrivate, è totalmente neutra, c'è il video dei prodotti coreani sul mio canale. Questa raga, se volete delle colorazioni particolari ma non ci volete spendere molto, è carinissima, è di Root Cosmetics, la trovate appunto mi sembra su Pink Panda, ma non so sempre se ce l'hanno sempre, ma la trovate sicuramente su Notino. E poi qua abbiamo altri prodottini, diciamo che ho diviso alcuni prodotti low cost, sempre Root Cosmetics, ma questa è la palette viso che voglio mettere dall'altra parte. Abbiamo altri prodotti Kiko, le palette, le mie preferite di Revolution, le Make Up Revolution, aspettate perché queste si chiamano le Flawless, qualcosa del genere raga, io loro le amo, ho questa totalmente verde, ma hanno una pigmentazione stupenda, sto facendo la corte, questa verde e questa più neutra, ma sono ottime. She Glam, insomma, Astra, Revolution, Essence, questa palettina che ho adesso, trovate da Siena a 5 euro e qualcosa, le due Astra, le due nuove, insomma raga, Catrice, pure questa linea di Catrice era ottima, insomma chi è più ne ha più ne metta. Passiamo alla Alex, io ho questa 9 cassetti e ci avviciniamo, vi faccio solo questo piccolo zoom. Allora là c'è un'alzatina con tutti i miei profumi, se volete sapere quali sono i profumi che sto utilizzando questo periodo, beh, fatemelo sapere. C'è la scarpetta di, guardate che carina quella, oddio non mi, Carolina Herrera, qua c'è, ci sono dei gioiellini che porto tutti i giorni, la mist di Kiko, alcuni dupe, là ci sono i cali di Huda Beauty, di Huda in realtà, insomma, e alcune cosine shimmer. Raga, nel primo cassetto, lo vediamo velocemente, ci sono molti glitter, tutte ciglia finte, questi della Ardell che sono magnetiche, è da una vita che vi voglio fare il video. Glitter, sempre le mie amate Tati Lashes, le prodotti quindi per le ciglia finte e tutto le ciglia finte, e alcuni prodotti che ancora devo aprire come il mascara di della collezione di Chiara Ferragni che ancora non ho aperto, ma diciamo che questo è il cassetto meno interessante. Questo è il secondo cassetto che è praticamente vuoto, troviamo le due palettine che avevo trovato l'anno scorso che non mi ricordo se le avevo declatterate, perché questo cassettino lo volevo utilizzare proprio per mettere i prodotti per chi, per magari se viene qualche amica, qualche parente, insomma, da dargli o darle. Queste cose, raga, io non le regalerò mai a chi non conosco, nel senso, magari semplicemente mandare un regalo ad una di voi, no, perché sono state sbocciate, sono quindi solo per questo. Qui c'è una palettina per il viso, ok, benissimo, non mi si apriva, di Diego della Palma, molto carina, e qui c'è il cofanetto di Anastasia però dell'anno scorso con dentro la ci sono, adesso questo cassettino sicuramente lo toglierò, terrò il cassettino, ci metterò però altre cose, e le palette, c'è la Soft Glam
e la Modern Renaissance, dicevo, le palette le metterò altrove, perché come vi dicevo appunto nello studio nuovo ho in mente di togliere tutte le carte alle palette. Terzo cassetto dei piccolini, palettina viso Too Faced, NARS, ma principalmente troviamo le powder che a giro intercambio con l'altro cassetto. Lei la amo, mi piace il profumo. Lei è la mia cipria preferita di Huda Beauty, ce l'ho in due colorazioni, banana bread e pound cake, raga, l'estate banana bread e ora pound cake. Molti prodotti di Kiko, Debbie, Nabla, aspettate, vi voglio far vedere qualcos'altro, alcuni prodotti NARS. Sono piccolini ma sono i blush, questo lo amo, mi piace tantissimo questa colorazione, la cipria di Jeffree Star, Nabla, Dior, Debbie, la Peach Perfect che mi piace tantissimo, e sempre di Benefit, anche questa però mi secca un po' la pelle. Poi abbiamo qua alcuni prodottini, i ricambi del mio piegaciglia, la cipria in polvere libera di Fenty, raga, si sporca tantissimo, le perle di Guerlain, insomma ne abbiamo, Anastasia, chi più ne ha più ne metta, pure qui raga ne ho tantissime. Quarto cassetto piccolina, la nuova che avete visto in uno dei miei ultimi haul, palette di Becca per Barbie Ferreira, questa palettina per le sopracciglia, questa è una limited edition dell'anno scorso, Last Bronzer di Too Faced, carinissima, sempre un'altra, la Cocoa Contour che amo, Catrice, Lime Crime, Hourglass, raga, le polveri di Hourglass sono meravigliose, come le polveri di Becca, Smashbox, questa stupenda, NARS, gli illuminanti secondo me di Pat McGrath sono tra i migliori, palettina viso sempre di NARS, palettine di Astra, raga, queste hanno un prezzo piccolissimo, ottima resa, Essence, questa forse la trovate ancora, e qua troviamo le ultime due palettine, una di Anastasia Beverly Hills e l'altra di Huda, illuminanti bellissimi. Raga, qua troviamo il di tutto, qui abbiamo tutte le palettine di Anastasia, le piccoline, di Nabla, le Cutie Palette, quelle che ho, una l'ho regalata come vi dicevo, raga. Se cercate una palettina a basso prezzo, guardate queste di Wet n Wild, hanno una scrivenza stupenda. Guardate. Ma se vi interessa c'è il video, guardate raga. Cioè c'è il video sul mio canale, costano pochissimo e guardate anche questo duochrome, va bene. Qui ho tutti le mini size di quando compravo Jeffree Star, ultimamente non l'ho più comprato, mi è arrivato solo in regalo un gloss. Qua abbiamo tutti gli ombretti mono oppure liquidi di Astra, Stila, o qualcosa di Winey. Gli ombretti che trovate penso super scontati adesso perché c'erano un po' di tempo fa, raga, di Kiko, sul sito di Kiko, e sono bellissimi, scusate, ce n'ho più di uno, MAC, insomma Stage Color, insomma ne ho tantissimi, pure questi se volete vederne, se volete vederli raga fatemi sapere, faccio un video dedicato. Pure qui troviamo delle palettine di NARS per il viso, e quindi super comoda la Alex per suddividere tutti i prodotti della mia collezione. E pure qui voglio togliere tutti i pack Huda, Revolution, Pixi, ma
arriviamo qua dietro, ho tantissimi rossetti, abbiamo Nabla, abbiamo tutti i rossetti questi di Astra, raga, ottimo qualità prezzo, sono morbidissimi. Le colorazioni, pure questi, io avevo fatto un video dedicato, raga, i rossetti power, non mi ricordo qualcosa, i powder power lipstick di Kiko sono bellissimi, stratificabili, i rossetti di Line Crime a me piacciono tantissimo, questa colorazione è stupenda. Insomma, raga, qui abbiamo tutte le rossetti di Mesauda. Questo rossetto non so perché ce l'avevo qua, forse l'avevo anche, forse nessuno l'ha voluto, capisco il perché. Una palettina di Winey, le palette di Fenty, queste ce le trovate tutte sul canale, e tutti i rossetti, gli hypnotizer di Astra, raga, che sono stupendi, hanno una scrivenza meravigliosa, 4 euro costano pochissimo. Se cercate qualcosa di rossetto liquido, io a un basso costo, loro ve li consiglio tantissimo. Ma anche ottimi i rossetti di Mulac, raga, guardate, ottimo colore pieno da subito, insomma, ottimi. Passiamo al terz'ultimo cassetto di quelli alti. Allora, l'Alex io la amo, ma purtroppo i cassetti alti per me sono più comodi, sono pochi, sono solamente 4, però ottima, perché come vedete questi divisori io li ho presi, non mi ricordo se da Primark, ma ci sono moltissimi anche su Amazon. Trovate tutte le mie terre, cipre, questa qui è di Marc Jacobs, costa un po' ma è ottima, ottima sfumabilità. Proseguiamo con tutte le blush terre di Dior, sentite, stanno giocando a casa mia. Shiseido, sempre blush, non so se questo esista più, ma lo amo, mi piace tantissimo. E vabbè, così non si vede, però insomma, secondo me la scrivenza di un blush non deve essere eccessiva, altrimenti già io mi piace. Ma io sono innamorata degli illuminanti di Nabla, questi guardate, hanno proprio il solco, guardate, è luce pura. Ma io ho preso anche quelli un po' più scuri, tipo questo, che utilizzo come blush luminoso, soprattutto per l'estate, lo amo, lo amo, lo amo. Ma se cercate qualcosa di a livello sensoriale di texture, no, ma la luminosità di questo, guardate che bello, questo illuminante di Wet n Wild, che costa pochissimi euro. Un altro, però è un po' spesso questo, non so se c'è ancora, di Puro Bio, anche se so che molte ragazze si lamentano perché si rompono facilmente, e soprattutto questo è molto granuloso, cioè ha una texture abbastanza erta, però è una via di mezzo anche come prezzo. Altri prodotti che mi piacciono tantissimo, quelli di Becca, guardate che meraviglia, guardate, raga, belli belli belli, ne ho più di uno, non ve li faccio vedere tutti, se no stiamo qua. I classici di Fenty, lui è una pasta glitter, praticamente sono glitter puri, ma guardate che luce, cioè se c'è una festa, però non abbiamo feste. Qui ho questo che mi piace tantissimo di Fenty, ma raga, vi voglio far vedere questo qua che ho cercato tantissimo e alla fine l'ho trovato a Roma, che
io d'estate uso come ombretti, raga, sono bellissimi. E questo rimarrà forever and ever nella mia collection perché lo amo. Passiamo sempre Nabla, l'abbiamo visto. No, guardiamo Mulac. Questo è Get Rich Quick. E raga, è un po' spessino, ma cioè bellissimi, insomma, ne ho per tutti i gusti. E passiamo anche alle terre, ai bronzer, butter bronzer di Physician Formula, poco costoso, ottimo. La terra di Hourglass, bellissima, le powder di Hourglass io le amo. Insomma raga, la mini size di Fenty Beauty, perché l'avevo trovata in un kit, è un po' calda ma d'estate mi piace tanto. Insomma raga, ne ho tantissimi. Arriviamo al penultimo cassetto, raga. Qui ho tantissime delle mie palette. Cominciamo con Urban Decay, la Wired. Raga, se le volete vedere tutte nel dettaglio, fatemelo sapere, farò un video dedicato. Abbiamo un'altra nuovissima di Urban Decay, la Urban, la Stone Vibes. Le classiche di Urban Decay, la 1, il Reloaded, la Naked, la Honey, scusate, la Cherry, che pure questa è tornata. Sono quelle tre cose che vi dicevo che era tornata, e la Ultra Violet. Poi della palette di Oud, di Chiara Ferragni, ho la 1 e la 2, le ho entrambe. Ho tutte le palette di Anastasia, è arrivato Daniele. Qui dietro troviamo Pat McGrath. Non so dove ero arrivata perché è entrato Daniele e non vi dico che cosa ho fatto. Comunque stavamo parlando delle Natasha Denona. Queste sono le tre piccoline che ho, e la 03 delle medie, diciamo, quelle un po' più piccole ma grandi. La, questa cos'è? No, la Mini Sunset e la Mini Star Palette, che è carinissima. Poi viso ho questa qua della Bronze Cheek. Poi qua abbiamo le Pat McGrath, oltre a quelle che ho di là, quindi ce l'ho in tutte, mi sa 5 o 6, 5 se non erro, 6 con quella viso. Ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delle grandi, Natasha Denona, cominciando dalla Gold, la Bronze, la Sunset, la Love dell'anno scorso, quella sui toni freddi ed uscita da poco, e l'ultimissima che è stupenda, ve la voglio far vedere perché ne vale veramente raga la pena. È una palette meravigliosa che io ho comprato con degli ombretti liquidi, la Triochrome, che io per protesta non ho comprato, guardate già il pack meraviglioso, e eccola qua, insomma stupenda, bellissima, mi piace tanto. Proseguiamo con questa grande, la Green Brown, vi voglio far vedere anche questa, la Visart, ma l'avete sicuramente già vista, è fatta benissimo e costano tanto, ma c'è un perché raga, sono, guardate che meraviglia, guardate che belli i colori. Poi qui abbiamo tutte le Huda e la Line Crime, e questo cassetto è terminato. Ultimo cassetto è questo, in cui tengo le palette diciamo più grandi da collezione, sono bellissime, la Kat Von D, la Fetish, la Mini Controversy di Jeffree Star con Shane Dawson, non compro più Jeffree Star, la Blue Blood, che però raga i pack sono particolari, sono molto belli, ma ve l'ho detto, non lo supporto più a meno che insomma non cambi radicalmente la situazione, però ne avevo prese tantissime, le collezionavo, infatti ho la Conspiracy, ho questa viola, ho la Jawbreaker, quella su tutti i toni del rosso, e l'Alien, diciamo che questo è il suo cassettino, però in realtà
insomma, chi mi segue sa che io non le faccio nemmeno più vedere sul canale. Adesso, per farvi vedere la mia collezione, era giusto farvele vedere. Queste sono tutte le cosine che ho sistemato, però, raga, nei mobiletti che ho, ma i nuovi arrivi sono ancora negli scatoloni. Ebbene sì, raga, per esempio, come avete visto, queste cosine non ci sono ancora nella Makeup Collection. Lì ho tre pacchi che ancora non ci sono. Quindi quando ci sarà lo studio, il video dello studio, mi raccomando, non ve lo perdete. Io, raga, vi ringrazio di avermi tenuto compagnia, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio fortissimo e, raga, mi raccomando, lasciate un like, grazie raga, per iscrivetevi al canale, perché stiamo crescendo, sono super super happy, vi abbraccio forte, vi mando un bacio enorme, ciao raga, grazie, al prossimo video, ciao.